In questo momento in Italia c'è una grande mostra sulla Maddalena al Museo di San Domenico a Forlì. In quella mostra abbiamo prestato un'opera di Canova, però l'idea è che qui oggi a Possagno, che è un posto piccolo ma grande per Canova, ci sia una continuazione di quella mostra, può sollecitare e chiamare l'attenzione di quanti andando a Forlì possono trovare la Maddalena di Canova, le due Maddalene anzi che dialogano, quella in scultura in una posizione molto simile a quella di cui ho ritrovato, che era stato concepito da Canova proprio a Possagno nel 1799, come ci dice l'evidenza dei documenti, e che in qualche modo rappresenta lo sfogo nel paese natale dell'artista che ha il trionfo a Roma, il suo studio a Roma, e quando viene qui, nei limiti degli spazi e anche in fondo della sua stessa creazione, della sua stessa visione, dipinge. Quindi la pittura si conviene al Canova di Possagno, la scultura si conviene di più invece al Canova di Roma. E quindi l'idea che qui ci siano entrambe le opzioni messe a confronto è un'occasione importante che contribuisce in maniera semplice, che viene qua a due mostre da vedere. Questa è un colpo d'occhio, è l'entrata nella penombra insieme ai quadri di Canova che sono le pareti come fantasmi, e la mostra della tomba Bellerio, che poi quella che ho tante volte ricordato e spero che lui venga a onorarsi con la sua presenza, della cappella di Villa Lesmo, della villa di Lesmo, Villa Bellerio di Berlusconi, dove si è sposato, come ha fatto. Ora, quella cappella è stata ricostruita da noi, quindi sono due piccole mostre, però piene di evocazioni, insomma, e quindi mi pare un'occasione importante. La direttrice ha visto il dipinto, ha pensato di farlo restaurare con impegno, e oggi siamo qua nel momento di maggiore tensione verso quel 13 ottobre, quando ricorrerà il giorno esatto della morte di Canova, per una messa fatta, celebrata da qualche vescovo, da qualche papa, da qualche...